Le fondazioni di impresa stanno fornendo un contributo crescente all'innovazione e allo stanziamento di risorse economiche nel settore sociale. E con questi presupposti nasce Fondazione Roche. Contribuire alla ricerca indipendente, dialogare con le istituzioni per individuare soluzioni innovative, sostenere le associazioni di pazienti e le realtà no profit del territorio sono i principali obiettivi della Fondazione, un'ulteriore testimonianza dell'impegno dell'azienda farmaceutica Roche in un ambito fondamentale come la salute. Una fondazione che ha uno scopo primariamente culturale diventa un ponte fra ciò che esiste come istituzione, il sistema sanitario, ciò che esiste come istituzione privata, un'azienda, e ciò che siamo noi cittadini che abbiamo bisogno dell'uno e dell'altro per poter avere le risposte ai nostri bisogni. Quindi la fondazione insisterà in un'opera di promozione culturale sui grandi temi della tutela della salute, la prevenzione, la cura e la riabilitazione. E mi piace di poter dire che ho accettato di fare la presidente della fondazione perché risponde a questa mia esigenza. Deve esserci un'operazione pedagogica sul fatto che il sistema sanitario, per poterlo mantenere a lungo, e voglia il cielo che sia così, va anche protetto, tutelato e conosciuto. Fondazione Roche nasce oggi in occasione dei 120 anni di Roche Italia. Tra l'altro, contestualmente alla nascita della fondazione, abbiamo anche aperto un sito internet che si può trovare sotto l'indirizzo www.fondazioneroche.it e le attività della fondazione si articoleranno attorno a quattro direttrici principali. La prima è il sostegno alla ricerca. Questo è un retaggio di Roche, azienda numero uno nel mondo per investimenti in ricerca e sviluppo. La seconda area è l'attività che riguardano la persona o il paziente come persona affetta da disabilità. La terza area è l'area politica istituzionale. In questo caso noi quest'anno vareremo un programma di iniziative, di incontri atti a celebrare il quarantennale di fondazione del Servizio Sanitario Nazionale, ma anche operando una revisione critica dello stesso. L'ultima riguarda le attività di responsabilità sociale d'impresa, in cui Roche, come tutte le aziende ormai, è impegnata.